né vincitori né vinti, ma lo spettacolo a cui abbiamo assistito tra Vastese e Trastevere è da spot per il bel calcio. Primo tempo dominato dal Trastevere, mentre nella ripresa prova di carattere dei ragazzi di Ferrazzoli che riescono ad agguantare un insperato pareggio per come si era incanalata la gara. È il Civitelle di Agnone ad ospitare la prima casalinga della Vastese che conferma il 3-5-2, ma con alcuni interpreti diversi rispetto alla prima contro il Tolentino. In porta gioca del Giudice, in difesa Minchillo, 4-3-3 per i Capitolini, con l'atteso ex di giornata Federico Alonzi a guidare la prima linea. Classica fase di studio che non c'è, questo per merito soprattutto degli ospiti usciti dagli spogliatoi con il mero intento di mettere la gara in discesa, anche se la Vastese in fase difensiva fa di tutto per complicarsi la vita. Vera spina nel fianco dei biancorossi per l'occasione, in completo nero Tortolano, dai piedi del numero 10 nasce il corner con il Trastevere che sblocca la contesa. Vastese ferma in aria, sfera che Capitan Massimo sul secondo palo non ha problemi a spingere in rete. Protestano i giocatori per una presunta posizione di fuorigioco che probabilmente ha impedito a Del Giudice di veder partire il pallone. Dalla Cintola in su, la Vastese cerca di proporre qualcosa di interessante, ma i problemi che Ferrazzoli dovrà affrontare sono nella fase di possesso. Alonzi lavora bene spalle alla porta, la difesa non accorcia, così la sfera giunge a Bertoldi che viene steso in aria da Del Giudice. Cortese di Bologna segna la massima punizione, dal dischetto Alonzi realizza col brivido. Primi fischi dalla tribuna che non scuotono la squadra di casa, anzi al 23esimo Alonzi potrebbe già far scorrere i titoli di coda sulla gara, ma con il mancino ad incrociare non trova lo specchio. Questa occasione fallita da un sussulto alla Vastese, ma Busetto, dopo una bella azione orchestrata libero sul vertice dell'area piccola in precario equilibrio, mette sul fondo. Alla mezz'ora il gol biancorosso di Nardo si fa spazio centralmente e con un bel tiro raso a terra mette alle spalle di Semprini. Il momento brutto sembra alle spalle, ma un nuovo errore in fase difensiva spiana la strada al Trastevere, questa volta a far male Crescenzo. Il numero 8 trova dalla distanza l'indecisione di Del Giudice e pallone in rete. La Vastese non pervenuta, il Trastevere lo sa e sul tramonto del primo tempo c'è tempo anche per ammirare tutte le capacità balistiche di Massimo che dal limite trova l'incrocio dei pali. Triplo cambio per Ferrazzoli ad inizio ripresa che manda sul terreno di gioco Ricciardo, Crisovergis e Greselin. Vastese così che prova a mettersi a specchio e fermare le roboanti avanzate avversarie. È la mossa giusta, un traversone trova appostato Ricciardo sul secondo palo, il suo tiro è rimpallato con un braccio da Lorenzi, calcio di rigore, cartellino rosso per il difensore. Di Nardo realizza, annulla può Semprini che tocca ma non basta. Ci credono i ragazzi di Ferrazzoli che trascinati da Busetto accorciano al decimo, è proprio il numero 7 che questa volta si mette in proprio dalla distanza, trova l'angolino dove neppure il bravo Semprini può arrivare. Il secondo tempo del Trastevere da fin dell'orrore, la Vastese fiuta l'occasione e da un errore grossolano di Cesare ancora Busetto ne approfitta e con un colpo da biliardo mette la sfera all'angolino, ma alla mezz'ora si ristabilisce la parità numerica. Maiorano ferma una ripartenza, ospite a centrocampo, doppio giallo per lui e doccia anticipata. La rimonta della Vastese si concretizza a metà, ma il secondo tempo è una solida base per ripartire già da domenica prossima. Mister Cho, ci possiamo parlare sicuramente di un suicidio calcistico, quello a cui oggi il Trastevere è andato incontro, perché chiudere in vantaggio per 4-1 il primo tempo e farsi rimontare non è che si vede tutte le domeniche sui campi di calcio. Assolutamente così, primo tempo una partita completamente diversa, dove è stato 4-1, abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide, poi il secondo tempo è stata un'altra partita, la Vastese ci ha messo altro, hanno messo tanto dal punto di vista agonistico, è stato fatto come faccia passare almeno pure un po' di circo e noi siamo andati a prestare circo e abbiamo fatto quella cosa inguardabile che tutti hanno visto. Purtroppo, ripeto, se andiamo a prestare circo noi non siamo in grado di giocare e facciamo queste figure. No, eravamo sicuri che cambiava qualcosa, anche a fine primo tempo abbiamo cambiato, ma il discorso è che la stessa secondo me è una delle squadre più forti del campionato, costruita con tanti giocatori bravi e con un mister secondo me bravissimo. E quindi ripeto, però le partite non sono solamente tecnica, tattica, 4-3-3, 3-5-2, ci vuole il cuore e ci vuole la testa, senza quelle si fa fatica. E nel secondo tempo abbiamo fatto fatica. Abbiamo parlato però nel primo tempo anche di un Trastevere che sicuramente per quello che ha fatto vedere lotterà per quelli che sono gli obiettivi di alta classifica, questo non è innegabile. No, io per questo sarei bellissimo perché la mia squadra è forte, i ragazzi sono forti. Però a Roma ci hanno detto forti con deboli e deboli con forti. E noi adesso siamo così, questa cosa mi manda fuori di testa. Perché quando va tutto bene siamo bravi, da vista al primo tempo, penso uno spettacolo. Poi dopo che mette difficoltà si stacca la spina e così si fa fatica. Ripeto, ci ammazziamo da soli perché ti ho detto, se eravamo una squadra normale, uno era anche contento. Essendo una squadra forte, se ci stiamo con la testa e ci stiamo con i sentimenti, ci divertiamo e ci possiamo divertire tanto. Dipende solo da noi. Mister, bisogna sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno,
perché il secondo tempo è stato un secondo tempo di grande sacrificio, di grande attacco, di grande dedizione a quello che è il gioco del calcio. Purtroppo il primo tempo ci sono state delle difficoltà. Sì, diciamo che quello che abbiamo fatto di brutto nel primo tempo, che è tutto il repertorio, speriamo che in un tempo, in 45 minuti, l'abbiamo tirato fuori tutto. E altrettanto c'è da fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto nel secondo tempo, insomma, crederci, trovare il gol subito, aggredirli, e penso che alla fine si poteva anche vincere, però come hai detto tu giustamente, visto come è andata la partita, accettiamo questo punto sapendo di non essere soddisfatti per quello che abbiamo fatto. È dall'inizio dell'anno che facciamo 3-5-2, oggi abbiamo sbagliato nel primo tempo tutti i duelli, li abbiamo persi tutti, l'uno contro uno li abbiamo persi tutti, quindi più che di modulo io parlerei di attenzione, però è normale, che l'ho sempre detto dal primo giorno, non è che sono fissato con un modulo, i ragazzi mi danno la possibilità di mettere in campo anche con moduli differenti, e vedremo se è più adatta alla squadra che lo gradiscono, è un discorso che assolutamente si può fare. Ora conosce l'Aragona come campo di gioco, come terreno di gioco, ma oggi ha conosciuto i tifosi a fine partita, c'è stato questo scambio di opinioni, chiamiamolo così, che cosa è successo? No, i tifosi avevano ragione per quello che è stato il primo tempo, e perché una squadra, una tifoseria che fa un po' di chilometri, fa gli abbonamenti per venire a vedere la propria squadra, non può mai accettare un primo tempo così.